siamo di nuovo qui in piazza Guardavalle Marina, Guardavalle Superiore, per dire no alla SLA. Sesta edizione nazionale. Non siamo gli unici in Italia, ma ci sono 1500 piazze dove oggi, appunto, grazie alle offerte che le persone verranno qui a darci, noi consegneremo, daremo con l'offerta di 10 euro la bottiglia di vino Barbera Doc, che ormai, appunto, è il gadget principale di questa giornata nazionale. Noi siamo qui volontariamente per aiutare la ricerca. Oggi la ricerca ha bisogno, appunto, di aiuto, visto e considerato che i nostri politici hanno ben altre cose da pensare e non, appunto, alla ricerca. Quindi, se la ricerca va avanti, è grazie proprio a queste giornate che ci sono in tutta Italia. Colgo l'occasione di salutare e ringraziare ancora una volta per la vicinanza il nostro compaesano Vincenzo Soverino, che oggi è anche il vicepresidente dell'associazione AISDLA, ovvero l'associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica. E questo è un onore, un vanto per noi guardavallesi, perché un paziente affetto da SLA, che è lui e che non ha paura appunto a dirlo, non ha nessuna vergogna, riveste questa carica nazionale, e quindi siamo anche per lui qua, per abbracciarlo e appunto stare insieme a lui e ad aiutare la ricerca. Pensate, a Guardavalle ci sono circa 200 bottiglie di vino, riusciamo a rimpiazzare in questa piazza, e quindi i calcoli sono semplici. Ebbene, e quindi grazie a Guardavalle, perché si distingue sempre in queste manifestazioni di solidarietà. Colgo l'occasione appunto di farmi un po' di pubblicità, di farci un pochettino di pubblicità, perché il prossimo fine settimana noi anticiperemo queste date, saremo il 4, il 5, il 6 ottobre sempre in queste piazze a Guardavalle Marina e anche a Guardavalle Superiore, saremo anche a Soverato e a Chiaravalle in ospedale per la 12ª giornata dell'AIDO, ovvero l'Associazione Italiana Donatori Organi. Il simbolo, appunto, è l'Anthurium, che è la pianta dell'amore, e quindi saremo qui di nuovo ad aiutare quella che è la ricerca e ad aiutare i pazienti, appunto, affetti da SLA e i pazienti che hanno bisogno di organi, della donazione degli organi. Quindi un saluto affettuoso a tutti quanti, ai volontari e alle persone che ogni anno vengono ai banchetti. E un saluto particolare, un ringraziamento particolare va a Guardavalle Ollanni, che come ogni anno è presente in queste occasioni. Ricordo che Guardavalle Ollanni è, appunto, anche il promotore della giornata della SLA, che da 6 anni che si fa, appunto, a Guardavalle. Quindi grazie e un abbraccio a tutti. Grazie.